Fabrizio Palenzona, presidente del comitato organizzativo delle celebrazioni in occasione del 450° dalla morte di San Pio V. Ecco, senti dottor Palenzona, che valore ha questo Papa per noi alessandrini? Questo Papa io posso assolutamente definirlo il più grande e il più importante figlio della nostra terra in tutta la storia, perché è una figura grandissima per la Chiesa universale e direi per il mondo in generale. E quindi una figura molto poco studiata recentemente, un po' dimenticata, ma veramente un gigante che ha trasformato, che ha difeso la Chiesa e che ha realizzato il Concilio di Trento, oltre che a difendere la cristianità in un momento molto delicato. Nessuno pensa ancora, spero, a guerre, ma tutti noi per confrontarci dobbiamo avere dentro i valori che San Pio V ci ha insegnato. Gianfranco Cazzaniga, sindaco di Boscomarengo, oggi si parla di San Pio V, che è un vanto del vostro paese, ma di tutta la provincia, insomma, Santa Croce. Che cosa succederà quest'anno? Assolutamente sì, non solo di Alessandria, ma anche del comune di Bosco, è un vanto. Noi dobbiamo essere grati a quello che ha fatto il Papa per Bosco, soprattutto per Bosco Marengo. Io parlo soprattutto per Bosco Marengo. Quest'anno ci sarà il 450° anno della sua scomparsa, di conseguenza si aprono una serie di festeggiamenti organizzati con la Curia, con la provincia, col comune di Alessandria e con altri enti. Quindi oggi c'è la conferenza stampa di apertura in cui diremo qual è il nostro programma che abbiamo organizzato. Quindi Bosco Marengo sarà protagonista? Assolutamente sì, siamo in prima fila come con tutti gli altri enti, anche perché il nostro Papa merita questo e ben altro.